Ardore è un piccolo comune in provincia di Reggio Calabria che si estende tra il mare e la collina. Ardore è un paese nel cuore della Locride. Siamo un paese formato da quattro frazioni. C'è Ardore Centro, che è il centro storico, poi abbiamo la Marina, che è il centro balneare, abbiamo Bombiere, che è un'area dove sorge il famoso santuario della Madonna della Grotta, e poi abbiamo San Nicola, che è un paesaggio dedito all'agricoltura, di cui abbiamo una serie di prodotti enogastronomici che poi vi faremo visitare. La sua origine è antichissima e risale addirittura all'epoca preistorica. Ciò rende Ardore un luogo ricco di storie e di tradizioni, testimoniate ancora oggi da numerose vestigia del passato. Oggi siamo ad Ardore, un paese della Magna Grecia che vide le sue origini probabilmente già nell'età neolitica. Infatti sono state trovate delle asce neolitiche in delle grotte vicino a un fiume del territorio, e che si sviluppò, come tutte le altre zone rivierasche, con le fortune delle popolazioni calabro-sicule, dei Bruzzi e dei Siculi dopo. La colonizzazione greca arrivò nelle marine di questo comune e si trovano ancora oggi delle vestigia. Molte devono essere ancora disseppellite, ma sono stati già individuati i siti di questa dominazione greca e successivamente della dominazione romana. Ricordiamo che ad Ardore c'era una delle stazio che c'erano lungo il Dromo, che rappresentavano dei luoghi di ristoro e di cambio dei cavalli per i corrieri che percorrevano tutta la riviera ionica. Il borgo antico sorge su una collina dominata dall'imponente Porta Dongione, struttura difensiva costruita nel XVII secolo per preservare la cittadina dagli attacchi provenienti dal mare. Il baluardo che vedete alle mie spalle è una delle opere di fortificazione con cui venne cinta Ardore nel 1600, ad opera del suo primo feudatario, che assunse il nome di duca, che fu Orazio I Gambacorta. In realtà il paese, così come vi ho detto prima, era sorto alla fine dell'undicesimo secolo, intorno all'anno 1000, e prima ancora c'erano sicuramente degli insediamenti di tipo dei Bruzzi e delle popolazioni autoctone. In ogni caso, quel periodo fu il periodo di maggiore oscurantismo per la zona. Ricordo che il nome di questo forte, che è Dongione, risale alla nomenclatura degli Angioini, che probabilmente, anzi sicuramente, tennero questo posto, tant'è che nell'archivio della Cancelleria Angioina si trova il primo documento scritto che parla di Ardore, intorno al 1280. Il nome Ardore, come dice semanticamente, vuol dire ardimento, vuol dire calore, e probabilmente ne riflette la animosità dei suoi abitanti. Qualcuno dice però che deriva dal verbo greco ardo, che vuol dire bagnato, perché è bagnato dal mare. Risalendo le strade del centro ci troviamo in piazza Umberto I, sulla quale si affaccia la chiesa matrice dedicata a San Leonardo da Limoges, patrono di Ardore, e a Santa Maria di Lautrenta.
la sua fondazione risale ad un'epoca sconosciuta. Al suo interno possiamo ammirare l'altare marmoreo dedicato al Santissimo Sacramento, realizzato nel XVIII secolo da un abile artigiano napoletano. Di fronte alla chiesa si erge il castello feudale dei Gambacorta, massiccia costruzione a base quadrata, attorniata da quattro torri. La sua costruzione non fu mai ultimata. Abbiamo passato la porta principale del paese e attraverso il margio, che era la strada principale, ci siamo avventurati fino al castello. Questa che vedete è una delle quattro torri del castello Gambacorta. Castello Gambacorta che è stato costruito proprio dai duchi Gambacorta, nobile famiglia di Melicucca, che comprarono il feudo nel 1623. Quando ci fu la necessità di fortificare il paese, perché gli editti prima di Carlo V e poi di Filippo IV lo imponevano, in realtà la baronia da San Nicola dei Canali si trasferì ad Ardore, perché Ardore, come avete visto, è orograficamente un posto che si presta alla difesa militare. La famiglia Gambacorta si affidò sicuramente a qualche architetto del tempo, a qualche capomastro per costruire questo castello. In realtà questo è un palazzo fortificato, era costituito da due torri angolari alle spalle, dal lato ovest, e due torri quadrate dal lato est. Il castello aveva dei lati, era un quadrilatero con un lato di 50 metri circa. All'interno aveva degli appartamenti, aveva gli alloggiamenti della milizia, aveva il carcere e aveva tutto quello che era necessario ad un palazzo fortificato che era del signore del posto, cioè aveva cantine, aveva stalle che poi vedremo. La fortificazione fu iniziata agli inizi del 1600, verso il 1625, e per fare il castello la famiglia Gambacorta vendette il feudo di San Luca o Potamia, perché le condizioni economiche non erano certamente floride. Il castello non fu mai ultimato, fu fatto solamente il primo piano e nell'apprezzo del tavolario Caracciolo del 1695 viene descritto un piano superiore costruito solo a metà e il castello in alcune parti era già in avanzato stato di degrado. La famiglia Gambacorta verso l'anno 1690 si estinse e il castello nel 1700 passò alla famiglia Milano Franco d'Aragona. La zona interna del castello, oltre ad essere dimora del signore feudale e della sua famiglia, era dotata di numerosi locali adibiti a svariate funzioni, magazzini per le derrate alimentari, stalle per il bestiame e depositi per le armi.
questo è il cortile interno del castello feudale o del palazzo fortificato. In questo cortile si accedeva attraverso un ponte di fabbrica, alla fine del quale c'era un ponte levatoio che immetteva in un'entrata coperta, la quale poi dava accesso a due sciulie, come venivano chiamate nel 1600, a due discese. Quella a destra portava ai magazzini delle derrate alimentari, dell'olio, eccetera. Quella a sinistra invece portava alle stalle. E anteriormente c'erano degli altri magazzini che servivano come deposito di armi e deposito di altri oggetti. Quello che vedete qui invece è il cortile, dicevo, scoperto, e dovete immaginare che tutto intorno c'erano gli appartamenti sia della servitù che del feudatario. Il castello è formato da due parti simmetriche, la parte che è stata abitata effettivamente dal feudatario è stata la parte sud dove c'erano le stanze da letto, dove c'erano il salone di rappresentanza, le cucine, mentre la parte nord era destinata soprattutto alla servitù. Dall'alcova, cioè dalla camera da letto del feudatario, si accedeva attraverso un passaggio segreto che ancora esiste ai sotterranei del castello. Il passaggio era un passaggio che conduceva probabilmente fino alla porta di ingresso che abbiamo visto prima e che dava la possibilità agli armati che erano presenti nella porta o nel castello di spostarsi rapidamente. Inoltre i sotterranei davano accesso alle quattro torri separatamente. Una triste leggenda locale ha come protagonista il giovane Orazio Gambacorta, nipote del fondatore del castello. Ad Orazio Gambacorta, il secondo, il nipote del fondatore del castello, è stata attribuita una triste leggenda dello Ius Prima Noctis, cosa che in genere è diffusa in tutti i feudatari della zona ionica. Ius Prima Noctis, che ovviamente intendeva essere il diritto di questo feudatario di accogliere nella propria stanza da letto la sposa la prima notte che fosse maritata. Ecco. La leggenda dice che un marito geloso, ovviamente, abbia ucciso il malcapitato Orazio II Gambacorta proprio in questa strada. Ma la realtà è diversa. Orazio II Gambacorta, quando è morto, come si desume dai registri parrocchiali, aveva solo 16 anni e non aveva nessuna possibilità di, ovviamente, di commettere questo turpe delitto, perché ancora la tutela era della madre. Il borgo di Bombile, situato anch'esso in una zona collinare, è conosciuto per il santuario della Madonna della Grotta. La struttura originaria comprendeva un monastero agostiniano e una chiesa scavata nella roccia, che ospitava una statua marmorea raffigurante la Vergine col Bambino. Di queste costruzioni oggi resta ben poco. Qualche anno fa, infatti, la zona è stata interessata da una frana di notevole entità. Attualmente la statua della Madonna, miracolosamente scampata all'evento, si trova nella chiesa dello Spirito Santo. Ci troviamo nella chiesa parrocchiale di Bombile dello Spirito Santo e che dà ospitalità sull'altare maggiore alla statua marmorea, alla bellissima statua marmorea della Madonna della Grotta, che è stata posizionata qui 2 anni fa, essendo stata recuperata dal santuario rupestre, di cui abbiamo visto le immagini prima, e che era stato colpito da una frana circa 5 anni fa e che aveva completamente distrutto il romitorio e il santuario stesso. La statua è stata recuperata con l'intervento anche di una squadra di pompieri e elicotteri e è stata trasportata qui in questa chiesa, dove attualmente viene onorata nel mese di maggio, mese della sua festa.
La parte più alta del comune di Ardore è occupata dalla frazione di San Nicola, che ha un'economia prevalentemente agricola. E alle nostre spalle c'è San Nicola d'Ardore, uno dei quattro centri abitati in cui è diviso il comune. Come è detto dal nome stesso, San Nicola è un paese di origine bizantina, il nome del santo ne testimonia l'origine, ed è il più antico forse centro abitato del comune. Il primo capoluogo del comune autonomo fu San Nicola, ma come vedete, non potendo essere difeso perché si trova in una conca, dopo pochi anni il capoluogo del comune fu trasferito ad Ardore Centro. San Nicola è interessante soprattutto per i suoi prodotti tipici, protagonisti durante la stagione estiva di sagre e degustazioni. San Nicola, pur essendo in collina, è molto vicino al mare, infatti si è creato un connubio con i prodotti tipici della collina e i prodotti tipici del mare. Abbiamo qui dei prodotti, ad esempio questo è un pane fatto in casa, questo è il pane fatto con le alici, prodotti di mare, e con i pomodorini, mentre invece quest'altro è fatto con i cosiddetti muccionati, che sono le rimanenze del maiale quando si fanno le frittole. Andando più avanti ci sono le zeppole, che di solito si fanno nelle feste, che dentro hanno le alici. Un prodotto tipico di San Nicola è la ricotta, ad esempio questa che vediamo qua è fatta con il peperoncino e con il miele, che è un altro prodotto tipico di San Nicola. E in estate è da 5 anni che facciamo una manifestazione cosiddetto Musuluku, che si fa sempre con la ricotta e con il formaggio. Andando più avanti vediamo la pancetta, prodotto tipico, visto che si fanno tanti salumi in questa regione. E andando avanti ancora troviamo altri prodotti, altri dolci fatti sempre con la ricotta. Questi sono i cannoli, mentre invece questi che vedete rotondi sono i cosiddetti chialuni, che non so come si traduce in italiano, comunque sono buonissimi. E alla fine vediamo le peschine, è un prodotto tipico che si fa col pan di Spagna e con la crema dentro. Per chi ama il mare, Ardore offre anche l'ampia spiaggia e l'acqua limpida della sua marina. Per arrivare da noi, venendo dalla Salerno-Reggio Calabria, devi uscire a Rosarno e facendo l'Ionio Tirreno arrivi a Sederno, svolta verso Reggio Calabria, 20 km e sei nella nostra cittadina. Per arrivare invece con l'aereo basta arrivare a Reggio Calabria e da Reggio Calabria abbiamo 89 km per arrivare qua. Il centro balneare mette a disposizione dei turisti una serie di servizi in grado di regalare una vacanza all'insegna del relax, ma anche dello svago. Per i più piccoli c'è una vasta superficie verde adibita a parco giochi. Chi ama mantenersi in forma anche in vacanza ha a disposizione un impianto sportivo che comprende campi da tennis, calcetto e mini golf. Allontanandoci dal mare e spostandoci verso le falde dell'Aspromonte, troviamo anche un'ampia area picnic ben attrezzata.
Un altro motivo per il quale il turista deve venire ad Ardore è perché, oltre a una cucina evogastronomica importante, riusciamo a fare durante l'estate una serie di manifestazioni importanti. Una su tutte, la settimana dedicata a Ardore in Festa, dove ci sono una serie di attrazioni e di attività folcloristiche e di spettacolo di grande rilievo e di grande qualità. Dalle spiagge alle colline, dalla storia alla buona cucina, sono davvero tanti i motivi per venire a visitare la città di Ardore.